La nostra storia oggi è Dark Vader, un'avventura galattica con piume. In una galassia lontana, molto lontana dalla Terra, negli angoli chiassosi del sistema Avicolo, si svolse una saga fantastica. Questo era un periodo di grandi piume, dove la Repubblica dei Clack e l'Impero dei Foul erano in contrasto, combattendo per il dominio delle galassie. In mezzo a questo tumulto aviario, emerse una figura leggendaria, Dark Vader. Era un'anatra di potere immenso, conosciuto per la sua mantella svolazzante, maschera a becco e una predisposizione per utilizzare il lato del quack della forza. Le sue ali sbattevano con autorità, e i suoi quack echeggiavano minacciosamente attraverso il cosmo. Principessa Delia, una leader elegante e astuta dei Rebel Quacks, era determinata a ostacolare i piani dell'Impero dei Foul. Con la sua prontezza d'ingegno e un team di coraggiosi compagni, cercava di portare equilibrio nel sistema Avicolo. Era accompagnata da Obi-Wan General Motors, un saggio vecchio gufo che si era addestrato nell'antica arte del Quack Fu. L'avventura prese veramente il volo quando incontrarono l'entusiasta Lucas Hall, un pilota vistoso di gallo con una predilezione per manovre audaci. Affermava di possedere l'astronave più veloce della galassia, il Millennium Feather, nonostante si fermasse a volte con suoni di chiocciare invece che con l'hyperdrive. Ma il loro compagno più affettuoso era R2GR, un robot eccentrico con un talento per riparare qualsiasi cosa, dalle astronavi difettose ai contenitori di gusci d'uovo rotti. R2GR comunicava attraverso una serie di cinguettii e beep, spesso interpretati da Obi-Wan General Motors e Lucas Hall, che sembravano sempre capire il linguaggio del robot aviano. Mentre il destino intrecciava i loro percorsi, Dark Vader si trovò in conflitto tra il richiamo del lato del Quack e il suo interiore Quack per il bene. La principessa Delia credeva che potesse essere persuaso a tornare sul lato luminoso del laghetto, insegnandogli che il vero potere risiedeva nell'empatia e nella comprensione piuttosto che nel dominio. Il loro viaggio li condusse attraverso mercati avicoli cosmici, cinture di asteroidi piene di gran turco spaziale e persino un pianeta interamente composto da popcorn. Ogni passo comportava sfide che richiedevano sia coraggio che un buon senso dell'umorismo. Nel culmine della loro avventura, una massiccia battaglia si svolse nella stella del Quack. Dark Vader affrontò il suo vecchio mentore, Obi-Wan General Motors, in un epico duello a becco. Fu una battaglia non solo di abilità fisiche, ma di ideologie, con il destino della galassia in bilico. Con un colpo di fortuna e una rivelazione commovente, Dark Vader abbracciò finalmente il Quack interiore, scegliendo di combattere al fianco della principessa Delia e dei Rebel Quacks contro la tirannia dell'Impero dei Foul. La saga non si concluse con uno scontro esplosivo, ma con un raduno in cui Dark Vader, abbracciando ora il suo vero io, guidò una competizione di balli per decidere il futuro governo del sistema Avicolo. I suoi irresistibili movimenti di danza e il suo contagioso riso a base di Quack conquistarono persino i più incalliti sostenitori dell'Impero dei Foul. E così, l'equilibrio fu ripristinato, non attraverso battaglie e conflitti, ma attraverso la comprensione che l'umorismo, l'unità e una buona competizione di ballo possono conquistare persino le forze più oscure della galassia. Il sistema Avicolo trovò la pace e la leggenda di Dark Vader, l'eroe più chiassoso di tutti, echeggiò attraverso le stelle per generazioni a venire. Fino alla nostra prossima avventura nel sistema Avicolo. Possa il potere delle grandi piume essere con voi. Grazie.